Al Senato parte la campagna per l'abolizione della contenzione e tu slegalo subito è lo slogan, una frase che Basaglia disse ai propri collaboratori molti molti anni fa, prima ancora della chiusura dei manicomi, quando gli chiedevano cosa fare di fronte a persone legate ai letti con la camicia di forza, rispose senza indugio: slegalo subito. Questo è un gesto non solo di disobbedienza, ma che ci riporta all'origine del mandato costituzionale che i nostri servizi sanitari devono avere, cioè il rispetto della dignità della persona, del diritto ad essere curato senza nessun sopruso. A volte è più comodo legare, a volte è più comodo contenere le persone, a volte è più comodo escluderle, perché è vero che ci sono situazioni difficili, perché è vero che spesso gli operatori sono stanchi, sovraccarichi. Ecco, noi dobbiamo reagire. Anche questa campagna è una campagna che contemporaneamente tiene insieme i diritti dei cittadini, dei pazienti, spesso i più vulnerabili, persone con problemi di malattia mentale, ma anche anziani, disabili, bimbi molte volte, i diritti inalienabili di queste persone, con i diritti e le responsabilità degli operatori. Ed è una campagna che mette insieme società civile, cittadinanza, sindacato, lavoratori, insomma, che si muoverà sulla scorta di altre cose che si sono fatte in questi anni dentro la scia della nostra Costituzione. Diritti e dignità al centro di tutto. Qual è stato il suo primo gesto rivoluzionario? Risponde secco: l'eliminazione dei letti di contenzione, cioè pazienti legati come in carcere, private della dignità, li feci togliere, erano agghiaccianti, disumani. Questa è un'intervista rilasciata sulle mura di Novara da Eugenio Borgna 3 giorni fa. Forse è quella che per eccellenza dal punto di vista concreto è rimasta la pratica che non ha superato i manicomi, è proprio la contenzione. La contenzione è definita da diversi punti di vista e con diversi linguaggi come un crimine di pace, come una violazione dei diritti umani. E su 300 SPDC in Italia è l'unica ricerca che ci dà dei dati in tal senso, che se non vado errato nel 2004, una ricerca del Ministero in cui fece un'indagine sugli SPDC e si disse allora che nel 70% degli SPDC le persone venivano legate. Il problema della contenzione non può riguardare i singoli operatori, non possono riguardare le singole strutture, non può riguardare in maniera esclusiva gli SPDC. E in tutto questo in un dipartimento di salute mentale non c'è capacità di ascolto, di negoziazione, di sostenere le persone nella ripartenza, ma ci sono dei servizi e dei dipartimenti organizzati sulla pratica puramente ambulatoriale. Uno degli obiettivi fondamentali che questa campagna si pone è quello di riuscire in qualche modo ad attivare una commissione parlamentare di indagine e di monitoraggio sul tema delle contenzioni degli SPDC in Italia. Per la prima volta viene presentata una campagna così importante da un cartello di organizzazioni e anche da tante persone che non sono esattamente organizzazioni, ma sono singoli cittadini fortemente impegnati su queste questioni, e credo che questo ci darà la forza di presentare la campagna, di sostenere la campagna, ma di ottenere anche dei risultati importanti, perché in questo paese la pratica della contenzione cessi. Ma è assolutamente fondamentale che ne discutiamo con le istituzioni, perché gli operatori devono cessare questa pratica quando le istituzioni dicono basta. E quindi lo deve dire il Parlamento, lo deve dire lo Stato, lo devono dire le regioni, lo devono dire le aziende sanitarie, perché altrimenti facciamo finta di non capire anche da dove nasce questa pratica, altrimenti rischiamo di dare la colpa di questa pratica esclusivamente agli operatori che lavorano nei luoghi, nelle strutture. Mentre invece questa questione strettamente legata al funzionamento delle strutture, è strettamente legata alla cultura dei luoghi, è strettamente legata alle risorse finanziarie che sono messe a disposizione degli operatori, e quindi è questione che riguarda tutti.
la possibilità che il Parlamento, a partire dalla Commissione diritti umani del Senato e dalla Commissione sanità del Senato, che proponga l'avvio di una inchiesta forte, ma non solo sui servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ma su tutti i servizi dove stanno le persone, dove le persone passano una parte della loro esistenza, è assolutamente fondamentale. In questi ultimi 20 anni le pratiche hanno, come dire, ripreso una tipologia manicomiale, no? Quindi noi abbiamo delle leggi straordinarie che dicono basta ai manicomi, basta alle istituzionalizzazioni, ma le pratiche sono manicomiali in questo paese. Il mio invito è rivolto non solo ai familiari perché dicano no, che questa pratica non l'accettano, ma è anche un invito forte agli operatori della salute mentale per tirarsene fuori, per disobbedire, perché si può disobbedire. Quando ancora si usano formule come contenzione benigna, quando ancora si dice che la contenzione può o ha carattere terapeutico, in realtà si nega tutto il significato possibile a ciò che è il significato vero di ciò che terapeutico è e ciò che terapeutico non è. Troppo tempo si è tollerato che si ancorassero i limiti, la liceità del trattamento sanitario obbligatorio all'interno di esso della contenzione meccanica, ancorandolo esclusivamente all'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. La realtà è che la contenzione meccanica non ha ancoraggio, o meglio potrebbe averlo, soltanto in un certo senso se si ragionasse secondo tutte le coordinate ed in particolare l'articolo 13 della Costituzione. Ieri discutevo all'Università di Roma in un seminario a proposito del reato di tortura. È vero che la fattispecie non esiste e che il reato di tortura va inserito nel nostro ordinamento penale, come peraltro ci indicano tutti i consessi internazionali, come ci indica la Corte di Giustizia, come ci indica la Convenzione sulla tortura. Di fatto non abbiamo ancora il reato di tortura. E però bisogna dirlo che ci sono dei casi in cui la descrizione del fatto reato, che non arriva naturalmente alla morte, non arriva, ma si ferma ai sintomi pregressi, ai fatti pregressi rispetto alla morte, sono fatti di tortura veri e propri. Ma quando la Corte di Giustizia, 8 aprile 2010, per esempio in una tra le tante, ma io cito Lotarek contro Ucraina, per gli agenti di polizia, non stiamo parlando degli psichiatri o degli infermieri, dice che hanno una persona sotto controllo, assumono una posizione di garanzia. Noi invece ormai siamo nella situazione in cui la posizione di garanzia è a garanzia dello psichiatra, a garanzia degli infermieri, non è a garanzia della dignità delle persone che subiscono trattamenti umani e degradanti. C'è stato un completo capovolgimento del concetto di posizione di garanzia, così come del concetto di psichiatria difensiva che nacque contro la psichiatria autoritaria, in sottile distinzione, alla fine dell'Ottocento in Francia. La psichiatria difensiva nacque a difesa contro lo strapotere dello Stato, la psichiatria autoritaria ora diventa tutta a difesa dello psichiatra e tutta a difesa degli infermieri. Non posso non citare, perché io credo che abbia avuto un ruolo determinante, intanto nei miei confronti, nel farmi acquisire consapevolezza, conoscenza e determinazione, ma io penso anche rispetto a una parte significativa dell'opinione pubblica, il ruolo avuto da Grazia Serra, qui presente, nipote di Franco Mastro Giovanni, vittima, come chi ha visto il film ha potuto constatare, di un meccanismo di esclusione e discriminazione che ha impedito a lei l'accesso a quella stanza dove suo zio agonizzava, che ha avuto un ruolo
importante nella realizzazione di questo film che io ritengo straordinario e per il quale dobbiamo ringraziare e continuare a ringraziare Costanza Quatriglio, che oltre a quanto ha detto prima Stefano è davvero un film a disposizione di questa campagna, strumento utilissimo perché oltre, come dire, dire cose giuste e sacrosante è un prodotto cinematografico di altissima qualità. Ipotizzando una proiezione del film di Costanza Quatriglio 87 ore in un'aula parlamentare nelle prossime settimane, ho parlato dell'iniziativa con un vicepresidente, come si dice in questi casi, di uno dei rami del Parlamento e dal momento che non era a conoscenza del film, del suo argomento, ho detto il tema generale, diciamo, è quello della contenzione meccanica, per scoprire immediatamente dopo che questa formula risultava del tutto misteriosa e indecifrabile al mio interlocutore, per dire come in particolare questa forma di privazione della libertà e di violazione dei diritti viva in una dimensione, come dire, oscura e addirittura occulta. Ecco, questo è il punto. Noi parliamo di contenzione e con ciò evochiamo qualcosa che non solo a quel vicepresidente di uno dei rami del Parlamento, ma alla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica è totalmente ignota. Siamo in presenza di qualcosa che rassomiglia in maniera impressionante a una prassi, non, come si dice, a difesa di un caso estremo, di una situazione rara, di un incidente. In questa fisiologia della violazione, dell'abuso, noi vediamo per un verso ciò che è evidente a tutti, cioè la negazione del principio dell'habeas corpus, la offesa a quel fondamentale valore che recita così: la sovranità su di sé e sul proprio corpo in capo all'individuo e l'integrità e l'intangibilità della persona umana. Per altro verso vediamo il punto estremo di degenerazione cui può giungere la violazione di un altro diritto fondamentale, quello all'autodeterminazione del paziente, cioè un insieme di pratiche che negano l'autonomia del soggetto nel partecipare alle decisioni relative alla cura. Assistiamo a un non infrequente, ecco, un non infrequente tradimento del giuramento di Ippocrate da parte di molti che quel giuramento hanno solennemente sottoscritto. Questa è un'altra delle questioni fondamentali che ci porta non a vedere nei medici o negli infermieri gli avversari di questa campagna, ma i soggetti da coinvolgere più direttamente in questa campagna. La Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, che mi capita di presiedere, si mette a disposizione di questa campagna, condurrà delle audizioni, accompagnerà il lavoro di questa campagna. Ma è stato qui richiamata un'ipotesi che il poco tempo che resta questa legislatura rende difficile ma non impossibile, quella commissione di inchiesta sulla contenzione di cui si è appena detto. Qui tra noi c'è non solo la volontà di creare quella commissione, ma se posso dire c'è anche il presidente più adeguata a quella commissione, che è appunto la senatrice di Lindin per scienza, competenza e intelligenza. Io da domattina
alla istituzione di questa commissione con la senatrice Dindin, con la senatrice Granaiolo e non solo con loro, perché la disponibilità è assai più ampia, grazie al cielo, cercherò di lavorare. Dall'esperienza che abbiamo possiamo sicuramente dire che la contenzione oggi è un fenomeno poco mappato nella realtà. Noi diciamo affrontiamo e gestiamo le situazioni critiche che i cittadini ci socializzano all'interno delle nostre sezioni del Tribunale, e devo dire che alcune volte, anzi molte volte, la contenzione non è tracciata neanche in cartella clinica. La si fa, ma non la si formalizza. Probabilmente anche il simbolo più grave, no, di quale modello organizzativo effettivamente c'è nel nostro servizio sanitario pubblico oggi, che va migliorato. È un modello organizzativo che non guarda e non parte dai bisogni della persona, ma parte dai bisogni della propria organizzazione, dell'organizzazione più facile, quella che meglio riesce a fare le cose tutti i giorni, non importa come. Accade di anziani perfettamente coscienti, che hanno la possibilità di muoversi, di essere costretti dentro un letto con delle sbarre, semplicemente perché qualcuno del personale dentro quella struttura inserita nella parte più isolata della provincia, quella dove non ti vede nessuno, non sono tanti quanti dovrebbero. Di certo, se la contenzione è implicitamente un modello non dichiarato per la sostenibilità di alcuni del Servizio Sanitario Nazionale, io quel modello di sostenibilità lo rifiuto completamente e non mi ci rivedo. Volevo testimoniare anche però che esistono numerosi SPDC in Italia che non legano, ed esistono anche delle esperienze dove anche nelle case di riposo si sta abolendo la contenzione. I luoghi dove non si legano le persone affidate in cura sono i luoghi che danno il senso al nostro agire, che indicano che è possibile che è possibile non legare, quindi bisogna farlo. Ieri mattina sono andato davanti al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia per assistere il caso di un ragazzo di poco più di 18 anni allo stato internato in un OPG, che ha iniziato a subire le prime contenzioni all'età di 12 anni. Questo, diciamo, dal mio punto di vista ha un peso al di là del profilo giuridico e al di là del processo, cioè il fatto che non ci si fermi neanche davanti a un ragazzino di 12 anni costituisce un forte allarme. La tutela dell'essere umano costituisce il presupposto della democrazia, per cui se noi non tuteliamo l'essere umano, noi non tuteliamo la democrazia. E questa cosa non la dico solo perché ho, come dire, una visione del mondo, ma la dico perché nella nostra Costituzione esistono due articoli che fondano la nostra democrazia, che sono sia il 13, che è stato ricordato poco prima, ma anche l'articolo 27, perché quando all'ultimo comma si dice che la pena, oltre a tendere la rieducazione, deve essere ispirata al senso di umanità, lo si dice perché il Costituente conosceva bene le galere, perché il Costituente era stato nelle galere fasciste. Credo nelle leggi, però le leggi non bastano. A mio avviso ci vogliono i legami, perché io credo che attraverso i legami noi abbiamo la possibilità di spingere una lotta sana per il diritto. Legami significa non dire mai più legami. L'altro giorno sono andato a visitare, come garante dei diritti delle persone,
detenute, delle persone private della libertà, la REMS di Volterra, la prima REMS della regione toscana. A parte il primo impatto di inferriate, doppia fila di inferriate molto pesanti, poi all'interno diciamo che l'impatto non è così sgradevole come l'esterno, ma a un certo punto a una psichiatra ho chiesto notizia, cosa pensasse della contenzione, cosa pensava. Mi ha detto, ma ancora non abbiamo la dotazione necessaria, quindi non abbiamo le pacche. Dico, beh, questa è una buona notizia. Dico, però, dico, sommessamente vorrei far notare che la direttrice dell'ospedale psichiatrico giudiziario dell'OPG di Montelupo, ormai 2 anni e mezzo fa, fece un ordine di servizio in cui dichiarava che la contenzione nell'OPG di Montelupo, nell'ospedale, nel manicomio criminale per essere più chiaro, era vietata. Allora non vorrei che quello che si era conquistato da parte di un direttore penitenziario nell'OPG di Montelupo si riaffacci in un luogo che è vantato come sanitario e diretto da psichiatri. Quindi questo mi pare che è una testimonianza per dire che dobbiamo vigilare molto sui nuovi luoghi che dovrebbero appunto superare l'orrore del manicomio criminale dell'OPG e poi magari ritrovarci con la contenzione, ovviamente per il bene del malato, non peraltro, perché non si faccia male, eccetera. Però quello che non avevamo ed era stato vietato con un ordine di servizio, e quindi io ho promesso che il mese prossimo, quando dai 10 ospiti si passerà a 20, tornerò a vedere quella REMS e vedremo se le fasce saranno arrivate. Anch'io a 17 anni ho provato il manicomio quasi pre-basagliano. Ho provato la camicia di forza, ho provato la gabbia, ho provato il letto di contenzione. Quegli episodi oggi li collego a distanza di anni a violenza assoluta. Qualsiasi violenza succeda io la collego a quel passaggio e a quell'episodio. In 30 anni che lavoro ormai nel sociale, queste violenze, queste camicie di forza, queste gabbie mi ritornano in continuazione, soprattutto nelle carceri. Soprattutto vabbè, anche nei diagnosi e cura. Nelle carceri è sistematico, non tutte le carceri, che ci sia una violenza fisica verso i detenuti che viene assolutamente taciuta, è una cosa normale, una prassi, non possiamo lamentarci, non possiamo protestare per tutto. C'è un episodio, ad esempio, adesso che riguarda il carcere di Gorizia, 3 omosessuali, siccome non hanno gli spazi, vengono chiusi in uno scantinato e legati con una catena, un lucchetto, proprio perché non vadano in contatto con altri. Anche questa è contenzione, è violenza fisica. Abbiamo seguito la storia di un ragazzo triestino arrestato a Bucarest, aveva qualche problema di schizofrenia ed è stato messo in un ospedale psichiatrico o l'ex manicomio criminale. Questo ragazzo siamo riusciti dopo vari combattimenti fino ad andare a Bucarest a Budapest, e lui era assolutamente sorpreso, ammalato da tanta violenza, perché queste persone mettevano appunto gli utenti nei letti di contenzione, usavano tirare con i manganelli. Ecco, dico, questa è storia che è già successa, che tu non conosci, però ecco, credo che la non conoscenza sia il pericolo più grave. Credo che anche nei luoghi psichiatrici, soprattutto nelle case di riposo, manchi la buona educazione. C'è una violenza psicologica e morale fortissima, un'arroganza, si arriva anche all'insulto, se non di più. Ecco, credo che noi dovremmo combattere anche questo, e questo lo si può combattere
andandolo a raccontare, a spiegare, anche perché, come dicevo a Giovanna l'altro giorno, io ho sempre, nella mia memoria gira sempre il fatto che la disgrazia non ha mete prestabilite, e che per allenarsi i muscoli di buona salute bisogna prima conoscere e impararla, che non fa male. I problemi complicati, se qualcuno dice li ho risolti rapidamente, le persone ci credono, mentre i problemi complicati non si risolvono rapidamente. E se qualcuno ti dice che l'ha fatto, tu devi immediatamente accendere la luce rossa della diffidenza. Questo però non usa. Quindi la gente pensa che non si lega. Quando poi tu spieghi invece succede, c'è il rovesciamento. Ah, ma allora non è cambiato niente. Che cosa è rimasto? Che cosa è rimasto di Basaglia in Italia? Ecco, io credo che dobbiamo stare attenti nel giocare questa campagna su questi due terreni. È vero, in Italia sono cambiate moltissime cose. Adesso non sto a dire, in Italia devono cambiare ancora moltissime cose. La democrazia, i manicomi hanno 300 anni, non è che li rischiamo in 40. Quindi, però dobbiamo, secondo me, proprio costruirci sistemi di argomenti su questo. Quindi sapere che è sempre in agguato il pericolo del cinismo. C'è stato un momento nel quale la CGIL ha fatto un'operazione culturale, secondo me, importantissima, quel famoso, costosissimo, non so che ci è voluto, quelle belle robe democratiche, si è discusso, io mi ricordo, più di un anno per scrivere quel documento che metteva insieme i diritti dei lavoratori e i diritti dei cittadini, non ricordo che anno fosse. Già allora però combattevamo con il problema della contenzione, è certamente un problema di miseria dei servizi, ma nel senso profondo della parola, cioè di miseria di risorse usate male, di miseria delle menti, dei cuori e delle teste. Ricordiamolo a tutti, si lega in tutto il mondo, non meno e non più che in Italia. E quando gli amici inglesi, olandesi ci dicono ma come da voi si lega, noi gli dobbiamo sempre ricordare che da loro è stata fatta, prima che da noi, l'operazione ambigua e pericolosa che si sta facendo con le REMS, ovvero sia le persone con problemi psichiatrici e anche con problemi sociali, comportamentali, eccetera, sono state sbattute in un circuito altro, in un circuito ambiguo tra carcere e psichiatria, sono state tolte quindi dai corrispondenti degli SPDC che si sono tenuti quelli meno rompiscatole. Quindi sembra che gli si leghi di meno, ma sembra, perché in realtà in questi posti si usano meno, secondo me, secondo persone che hanno studiato questo, le fasce, ma si usano per esempio i camerini di isolamento, ci sono le telecamere a circuito chiuso, ci sono cioè ovunque, Germania, Francia, Inghilterra, paesi scandinavi, eccetera, tutto l'armamentario che le REMS oggi stanno costruendo. Il problema è che in ospedale, laddove ci sono medici e infermieri, c'è il pregiudizio, come si dice, di dire, di giuramento di Ippocrate, per cui si dice, beh, loro però lo fanno a favore dei pazienti, perché sono medici e quindi poverini sono giustificati. Abbiamo però costruito, a partire dal 2001, anno di apertura delle SPDC di Merano, così con le nostre mani, un organismo piccolissimo di coordinamento che abbiamo nominato per scherzo Club, a partire dal famoso Club di Porta Italia, Club degli SPDC Nord Estrema, e qui siamo. E ogni anno, quasi ogni anno, abbiamo fatto un convegno in cui di volta in volta scopriamo che un nuovo SPDC Nord Estrema, l'ultimo a San Severo di Puglia, io non me lo sarei mai immaginato, c'è un SPDC Nord Estrema, Domenico Tancredini testimone. E la catena si sta allargando. Ricordo solo che un mio infermiere, quando cominciamo a non legare a Merano, il primo non legato fu un ex nazista, lo dico come macchietta di colore, quindi nessuno tocchi Caino, mi disse, dottore, ma mi spieghi bene, ho capito bene che noi facciamo la psichiatria come Gandhi, e allora capì che la cosa poteva funzionare. In Italia su 320 SPDC ce ne stanno solo una ventina, noi abbiamo organizzato l'ultimo convegno degli SPDC nella referenda a San Severo, quindi abbiamo fatto proprio passati uno per uno. Allora, una ventina, e forse tra questi venti c'è qualcuno che lega.
Poi ce ne stanno un'altra fascia di 10-15 che fanno un numero di contenzioni molto basse, diciamo proprio quando non ne possono fare a meno. Poi c'è la stragrande maggioranza di tutti quegli altri che lega. Il tappeto rosso viene esteso a quelle agenzie di formazione che sono le scuole di specializzazione in psichiatria, di cui si insegna come si lega. Questa è la storia, questo è il dramma. Io penso che sicuramente è importante il discorso che ho sentito prima rispetto alla necessità di una cultura che modifichi l'atteggiamento che gran parte dei psichiatri hanno nei confronti di questo problema. Però allo stesso tempo è necessario che esistano delle sanzioni, cioè quindi è importante, diciamo, che effettivamente chi pratica la contenzione possa essere sanzionato, perché esistono le leggi per sanzionare, non tanto perché l'esito negativo della contenzione può portare anche alla morte, ma proprio come azione che dovrebbe essere comparabile alla tortura. Secondo me è molto importante che i dipartimenti di salute mentale organizzino diciamo, la salute mentale del territorio dove operano in termini diversi da quelli che fanno mediamente, quindi concentrandosi soprattutto sulle strutture ospedaliere SPDC, ma guardando al territorio, rafforzando i servizi di salute mentale territoriali, è lì il terreno dove bisogna operare. Secondo me il primo passo che dovrebbero fare tutti gli operatori che lavorano è quello di disubbidire, cioè se un medico dice lega, tu non devi legare. Non devi legare, non è possibile, perché non è una pratica sanitaria, non è una pratica, non è cura, non lo devi fare. E quindi non capisco come i psichiatri possano prescrivere la contenzione, non lo capisco. Che c'entrate voi con noi? Che c'entrate? Posso... Puoi fare quello che vuoi. Che cosa c'entriamo? Beh, io ho aderito fin dal primo momento, così come con Tommaso abbiamo aderito alla campagna per l'abolizione della contenzione meccanica, perché questo è un tema che ci tocca a noi musicisti, a noi artisti. Oggi io credo questo, che oggi assistiamo ad un processo di autocensura della musica leggera. In Italia tutti quanti hanno un po' paura di pestare i piedi al potente di turno, di esporsi troppo su certi argomenti che sono troppo delicati, c'è un grande disinteresse, chiamiamolo con una parolaccia, menefreghismo, da parte di molti ma non da parte di tutti. C'è un grande disinteresse nei confronti di tutti, una grande disaffezione naturalmente nei confronti della politica, anche perché si confonde la politica con il centro politico. Sempre inadeguato ed insufficiente, invece la politica siamo noi, cittadini e cittadine in carne ed ossa. Siamo, perdonatemi, siamo pochi in questa società così disgregata a fare della buona politica, ormai siamo rimasti in pochi, ma non siamo interstiziali e siamo stupendi. Non ci resta che unirci. Slega, allora è rimasto alla Lega, è una canzone Slega la Lega che potrebbe comunque andare sempre bene, però in realtà in questo caso mi sembra veramente particolarmente interessante, tanto che al di là dei saluti per Paolo e voi sono rimasto e rimarrò fino alla fine, ci sono tanti aspetti, sicuramente quello legale e giuridico, quello medico, ma poi quello che più interessa a me è quello proprio umano. E quindi sto sentendo tante storie davvero molto interessanti e quindi grazie per Paolo per intervenire, grazie a voi per questa grazie di essere nel nostro piccolo grande che sia utili alla causa, perché devo dire che sull'argomento c'è. Beh, dovete venire ad accompagnare questa campagna, quindi sì, fate i conti. Cerchiamo di fare. Ci apriremo. La contenzione, cioè legare il prossimo, proviene da una digressione di potere tra le persone. Aumenta in una società organizzata ma aumentano le disuguaglianze. Quindi è un problema complessivo che riguarda la straordinaria disuguaglianza che è stata prodotta in questi anni e quindi anche la violenza conseguente. E penso che la contenzione sia aumentata di molto rispetto a quando io ho cominciato a lavorare in questo settore.
della contenzione. Solo che non ce ne accorgiamo. In Italia ci sono 750.000 persone che vivono nelle case di riposo e nella RSA. Le ricerche più aggiornate dicono che il 40% di queste persone, i nostri nonni, sono legate e passano la giornata o come minimo la nottata legate a guardare una finestra che forse non si aprirà mai. In questa Italia ci sono circa 85.000 persone giovani sotto i 65 anni che sono dentro all'ideologia della struttura protetta. Dentro le strutture protette si nega, si fa contenzione nella stragrande maggioranza. In questa nostra Italia ci sono circa 25.000 disabili gravi che vivono dentro agli istituti o alle strutture protette. Una parte consistente di queste viene contenuta. I bambini, i minori, soprattutto con gravi disabilità, se incappano nelle finte case famiglie o nelle piccole strutture protette, sono molto spesso legati. Lo scandalo di Licata dell'altro giorno dovremmo ricordarci, perché ogni tanto spuntano i funghi, ma questi funghi non nascono in un terreno desertico, nascono in un terreno che gli permette di nascere. L'ideologia delle strutture protette, l'ideologia della violenza e dell'isolamento degli altri perché non adattivi, è il terreno su cui crescerà la violenza, crescerà la contenzione, crescerà il fatto che noi leghiamo il prossimo. Noi non siamo bravi a dire: non ho mai legato nessuno, il mio servizio è libero da tutto e intorno a me non vedo niente. Intorno a me, nella mia città, nella mia regione, non vedo niente, non so nulla. Dove sono i bambini di area penale? Fuori dalla regione, li lega qualcun altro. Dove sono gli anziani psicogeriatrici, che ammontano a circa il 60% degli anziani? Dentro le case di riposo della mia città e della mia regione, li legano gli altri. Non si può funzionare così. Questo è un argomento troppo importante, perché evoca lo scenario della disuguaglianza nostra che viviamo, come etichetta buona, come etichetta basta. Questi sono i tempi in cui noi ci viviamo e non possiamo passare per buoni. Non possiamo disinteressarci di questo perché noi siamo buoni. Non è stato ricordato, voglio sottolinearlo, c'è tutta un'area che è quella del privato che affianca l'attività dei servizi pubblici e che forse proprio perché la affianca rischia di passare inosservato. Ecco, a fronte di questi elementi, non vi darò degli elementi numerici, ma a fronte di questi elementi voglio sottolineare l'importanza di uno dei punti che vengono ribaditi nel manifesto che lancia questa campagna, cioè la necessità, il diritto a conoscere e il dovere da parte di chi ne ha responsabilità di rendere trasparenti queste informazioni, perché a partire dalla trasparenza delle informazioni, così come sta avvenendo in alcune regioni che hanno applicato questo diritto e dovere di conoscenza attraverso un'azione di monitoraggio, si può intervenire, si può fare in modo che, come è accaduto a Modena, da oltre 480-490 episodi di contenzione registrati 5 anni fa, oggi ve ne siano l'anno scorso meno di 10, e contiamo quest'anno di arrivare finalmente a zero, cosa fatta già in uno dei due SBDC. Maggiore attenzione anche alle strutture accreditate che accompagnano i servizi pubblici, maggiore attenzione anche a quelle per infanzia e adolescenza, perché non è affatto raro, come è stato appena ricordato, che questa pratica si realizzi anche lì. In questo manifesto che campeggia dietro a me c'è la parola abolizione della contenzione.
Quindi che cosa si vuol fare? Si vuole abolire, attenzione cosa, un comportamento. Cioè per la prima volta noi non abbiamo di fronte un'abolizione di una legge, un'abolizione di un istituto, un'abolizione delle carceri, la fine dell'ergastolo, noi abbiamo l'abolizione di un comportamento. E questo spiega, secondo me, come quella che oggi cerchiamo di lanciare sia una campagna veramente senza quartiere, perché diceva un grande giurista, le parole sono dei cancelli oltre i quali bisogna sempre spingersi. L'abolizione di un comportamento, guardate, veramente rilancia l'idea di una sfida continua, permanente, perpetua. Chi studia il diritto sa che il problema grande per enorme è quello di cercare di catturare la realtà, non sfuggirla, però anche imprigionare i comportamenti che si devono ritenere illeciti. E questa battaglia, guardate, qualcuno l'ha combattuta, è stato detto precedentemente questo, già molti anni fa, perché quando i costituenti scrissero una norma molto precisa, sentite l'eleganza di questa espressione, spero che la memoria non mi tradisca, è punita ogni forma di violenza fisica e morale contro le persone comunque ristrette nella loro libertà. Guardate l'eleganza. L'eleganza che si racchiude in un'altra parola, in un altro cancello, in quel comunque. Qui si sta parlando di ogni tipo di violenza fisica e morale, sempre eleganza dei due aggettivi, e verso tutte quelle persone che sono in circostanze varie e ristrette nella loro libertà. E chi oserebbe mai dire che queste parole contenute nella nostra Costituzione sono parole invecchiate, che non valgono, oppure che non valgono a vietare espressamente la contenzione? E quindi questo cosa ci dice? Che l'idea di combattere i comportamenti trova la Costituzione come alleata, e quindi ecco la pregevolezza di questa grande e splendida iniziativa, che io veramente non ho esitato un attimo a sottoscrivere perché penso che sia particolarmente nobile, perché con la Costituzione in pugno noi proviamo a combattere i comportamenti illeciti che vengono spacciati per leciti attraverso uno spregiudicato straordinario modo di creare equivoci non solo giuridici ma proprio umani. Nella facoltà di medicina e nella facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione vorremmo lanciare questa campagna e valutarne l'impatto per poter lanciare dei feedback agli ideatori e a tutti noi appunto, che stiamo aderendo a questa campagna per poterla migliorare. Si potrebbero pensare anche di valutare la campagna man mano che si implementerà e quindi via via che si innesteranno altri video o altre iniziative all'interno della campagna si potranno valutare via via. Volevo approfittare anche per dire che ho presentato da poco insieme all'Università di Torino, di Bologna e di Cassino anche un progetto PRIN per far fronte a questa assenza di monitoraggio sulla contenzione. Quindi l'impegno sarà quello di valutare negli SPDC sia restrenne sia non restrenne quali siano le condizioni che portano poi a ricorrere alla contenzione e di raccogliere anche delle storie di vita dei soggetti che hanno subito la contenzione, perché oltre ai casi di Casu e Massimo Giovanni che sono stati documentati, ben documentati, ci sono i casi dei sopravvissuti che possono documentare quale esperienza disastrosa possa essere, quali effetti deleteri possa apportare l'esperienza della contenzione. Noi abbiamo parlato molte volte della necessità di disubbidire, beh, come si fa a partire dalla tua esperienza? Mi è capitato di mettermi in gioco proprio fisicamente con i pazienti, no? E quindi dall'abbraccio al tenerli, che è una cosa che ai medici spesso non piace fare, perché non gli piace mettere in gioco il proprio corpo. Invece mettere in gioco il proprio corpo vuol dire mettere in gioco, insomma, creare una relazione anche terapeutica. Ad operare anche una forma di contenzione alternativa, che è quella farmacologica, e non sempre dare farmaci equivale a dire che è una contenzione chimica, troppo semplice sarebbe. Ci sono moti di rabbia, di agitazione, d'angoscia che si può tranquillizzare. Poi ovviamente la chance maggiore è la contenzione relazionale, che non oserei definire contenzione, ma oserei dire che è quella cosa per cui noi tecnici sì saremmo pagati a fare, dovremmo essere i massimi esperti della relazione e talvolta non lo siamo. E quindi mi sono messo spesso moltissimo in gioco sul piano relazionale con le persone, e quindi spogliandomi insomma del camice e del mio ruolo di tecnico. E poi ho cercato di disubbidire
non subito, non all'inizio, quando era uno psichiatra ancora acerbo e quindi, così come hanno detto alcuni, fabbricato dall'università con certe regole appunto organicistiche, si fa questo, il corpo lo si addomestica con i farmaci, lo si vede, eccetera, però dopo un po' ho cominciato a diventare uno psichiatra diverso e a ragionare con la mia testa e a disubbidire ai protocolli, alle linee guida, alle direttive dei primari, alla consuetudine, se è sempre fatto così e si deve fare così, no? E quindi a scrivere lettere. Prima mi sono esercitato una scrittura con le lettere protestatarie al limite della querulomania e del complottismo, e poi ho trasferito, diciamo così, questa, credo di avere una piccola attitudine narrativa con scrivendo appunto libri e facendo un po' il delatore, dicendo ciò che non si deve dire, e ti fa diventare anche responsabile, ancora più responsabile, perché ricordo quello che ha detto recentemente Franco Rotelli: fate ciò che dite e dite ciò che fate, cioè se tu racconti ciò che fai non puoi più tornare indietro, in qualche modo ti sei incastrato. 50 anni fa, 1964, Franco Basaglia era ancora in alto mare a Gorizia, scrisse che la distruzione del manicomio è un fatto urgentemente necessario, se non semplicemente ovvio. Allora, è ovvio che io non sono così ingenuo da credere che aboliamo la contenzione meccanica, aboliamo il manicomio, nel senso che ci sono molte altre forme di contenzione, pure anche più subdole, che si ripropongono all'orizzonte, no? Però sicuramente legare le persone con la entità numerica di cui parlava Righetti, a parte fuori dal nostro specifico di psichiatri, è davvero un fatto scandaloso. Per cui io riaggiornerei la frase di Basaglia del 1964 dicendo che la distruzione delle fasce oggi è un fatto urgentemente necessario, se non semplicemente ovvio. Il legare le persone affidate in cura non riguarda soltanto la questione psichiatrica, anche se della psichiatria nasce la cattiva pratica o questo trattamento inumano e degradante, assimilabile alla tortura. Ma noi sappiamo che altri soggetti e in altre istituzioni si lega, in particolare sono soggetti alla contenzione gli anziani, ma anche i disabili, le persone tossicodipendenti, le persone che stanno nei centri di identificazione ed espulsione, nelle REMS, quindi nelle residenze che hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi andiamo ad affrontare un tema che riguarda le istituzioni totali del nostro paese. Dobbiamo avviare una campagna che deve essere principalmente di denuncia, ma anche di informazione. I cittadini e le cittadine in questo paese devono essere informati di cosa può accadere quando una persona entra in una situazione di sofferenza, quando è indebolita nelle sue relazioni sociali. Devono sapere che le persone, quando più avrebbero bisogno di accoglienza, di vicinanza, di ascolto, hanno un trattamento inumano, quale quello della contenzione. C'è bisogno di informare perché i cittadini sappiano che questa, che è una condizione, non è una condizione eccezionale, ma può succedere a chiunque di loro. Bisogna denunciare questo trattamento, ma principalmente testimoniare che se ne può fare a meno, che ci sono molti luoghi, in particolare io mi riferisco alla psichiatria, perché è quello da cui partiamo, molti dipartimenti, molte istituzioni in questo paese dove si incontra la persona, ancorché in crisi, ancorché in uno stato di sofferenza acuta, ancorché in una condizione anche di violenza per la paura, per l'estrema sofferenza che ha, dove ci si avvicina a questa persona senza violentarla, senza legarla, senza costringerla in un letto dove addirittura rischia di morire. Ci sono spiegato male, si vada a fornire il dottore, sia esso.